Una volta, una sera, a casa del mio maestro, vidi un quadro che non raffigurava niente, ma che parlava di tutto. Più precisamente parlava di tutti noi. Il quadro che vidi è questo. E quando il mio maestro mi spiegò quello che significava, ne rimasi affascinato. Ed è quello che vorrei provare a fare ora con voi, provare a spiegarvi quello che il mio maestro mi spiegò quella sera. Il mio maestro mi disse che questo quadro parlava di noi perché, come noi, ha una sua esatta dimensione. Ognuno di noi ha la sua esatta dimensione, quella all'interno della quale sta bene, è felice, è sereno. E in questo quadro l'esatta dimensione è definita da questa cornice che gli sta perfettamente intorno. Te, come ti chiami? Jacopo. Facciamo un applauso a Jacopo. Jacopo, ti chiedo di prendere questa cornice. Prendila tu. Esatto. Mettiti lì a sedere e goditi lo spettacolo, ok? Questo quadro parlava di noi, mi spiegò il mio maestro, perché esattamente come noi è composto da più pezzi. I nostri sogni, le nostre aspettative, le nostre paure, i nostri ideali, l'affetto della nostra famiglia, un pezzo bello grande fortunatamente. E tutti questi pezzi, diversi per ognuno di noi, uno accanto all'altro, sono quelli che ci rendono unici e che compongono la nostra esatta dimensione di felicità. Ma il mio maestro quella sera mi disse anche un'altra cosa, che la vita è un continuo susseguirsi di sfide, di esperienze, e quindi tu, crescendo, sei costretto ad aggiungere dei pezzi. E la cosa che più mi affascina di questo puzzle, come di tutte le nostre vite, è che per quanto sembri impossibile, esiste sempre un modo per creare spazio e recuperare la nostra esatta dimensione di felicità. Ma il mio maestro, quella sera, mi disse anche un'altra cosa. Che talvolta la vita è particolarmente crudele e ti costringe a fare esperienze che non avresti mai voluto fare. E ti costringe quindi ad aggiungere pezzi più grandi. Una delusione, una perdita. Ma tu non puoi farci niente, sei costretto ad aggiungerle al quadro generale. Ma la cosa che più mi affascina di questo puzzle, come delle nostre vite, è che per quanto sembri impossibile, esiste sempre un modo per creare spazio e ritrovare la nostra esatta dimensione di felicità. E se un giorno le vostre vite vi faranno dubitare di questo, ricordatevi di stasera, di me e di Jacopo, che provarono a dimostrarvi che qualunque cosa accada, esiste sempre il modo di recuperare la propria felicità. Jacopo, Jacopo!
Grazie.